Genesi. Il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti mostrerò. Cosicché faccia di te una grande nazione, e ti benedica, e faccia grande il tuo nome, e tu possa essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te acquisteranno benedizione tutte le tribù della terra. Allora Abram partì come gli aveva detto il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abram prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i loro beni che avevano acquistato e le persone che avevano comprate in Carran, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Abram attraversò il paese fino al santuario di Sichem, presso la quercia di More. Allora nel paese si trovavano i cananei. Il Signore apparve ad Abram e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra. Sicché egli costruì colà un altare al Signore che gli era apparso. Poi di là andò verso la montagna, ad oriente di Betel, e rizzò la sua tenda, avendo Betel ad occidente ed Ai ad oriente. Ivi costruì un altare al Signore ed invocò il nome del Signore. Poi Abram sloggiò, levando tappa per tappa l'accampamento verso il Negeb. Or venne una carestia nel paese, e Abram discese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia aggravava sul paese. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, egli disse a Sarai, sua moglie: certo, tu sai che sei una donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno: costei è sua moglie, e uccideranno me, ma lasceranno te in vita. Di dunque, te ne prego, che sei mia sorella, finché mi facciano del bene per causa tua, e la mia vita sia salva in grazia tua. Difatti, quando Abram arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone, e così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. Intanto Abram fu trattato bene per causa di lei. E gli furono dati greggi, armenti ed asini, schiavi e schiave, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Allora il faraone chiamò Abram e gli disse: che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai indicato che era tua moglie? Perché hai detto: essa è mia sorella, in modo che io me la son presa per moglie? Ora eccoti tua moglie, prendila e vattene.
Il faraone diede ordine a suo riguardo ad alcuni uomini, i quali lo accomiatarono con la moglie e tutto il suo avere.